facciamo la correzione della simulazione della terza prova. Il primo quesito diceva stabilisce se il termine è applicabile a seguente funzione di intervallo indicato. In caso di non sia, illustra il motivo, in caso sia applicabile, calcola la stessa dei punti in cui è valido. Domanda A. Funzione era la radice di 1 meno x alla seconda, intervallo i meno 1. Prima cosa era bene enunciare il termine di Rolle. Dice se ho x uguale a f di x e i intervallo a b chiuso e limitato, se la funzione è continua in una b chiuso e limitato derivabile, l'intervallo aperto a b con quegli estremi esclusi e che assume gli stessi valori negli estremi degli intervalli, allora esiste c esiste un punto c compreso tra e b dove la derivata prima della funzione sia bisogna trovarci. La funzione ha come dominio l'intervallo di numeri reali compreso tra meno 1 e 1, che di fatto coincide con i. Quindi nell'intervallo i è continua. La sua derivata prima, derivata della radice di 1 meno x alla seconda, vale, questo possiamo pensarlo, prego, possiamo pensarlo come 1 meno x al quadrato alla 1 mezzo, quindi è la derivata di meno x alla seconda alla 1 mezzo, e applicando le regole di derivazione delle potenze delle funzioni viene meno x radice di 1 meno x alla seconda. Il dominio della derivata prima è formato dai numeri reali compresi tra meno 1 e 1 con 1 e meno 1 esclusi, quindi non è i, però la funzione è derivabile all'interno di tutto l'intervallo tolti gli estremi. La funzione è continua nell'intervallo chiuso e limitato ed è derivabile nel suo interno. Quindi le prime due ipotesi sono verificate. Controlliamo la terza. Quanto vale il meno 1? Radice di 1 meno 1 alla seconda è 0. E in 1, idem. La Rolle verificato. Dove? Beh, il concetto di prendere la derivata e metterla uguale a 0 e ottengo meno x fratto radice di 1 meno x alla seconda uguale a 0 per x che appartiene a i, anzi x interno di i. In tutto i, cioè dove la funzione è derivabile, la derivata è diversa da 0, è il denominatore diverso da 0. Quindi scusate, non che io appartenga a i, ma x all'interno dell'intervallo più aperto meno 1, 1, quindi esclusi 1 e meno 1. Questo era già specificato qui, questa equazione si risolve se è nullo il denominatore, quindi x deve essere 0. Quindi il nostro c, dove ritorneremo verificato, è l'origine.
quest'altro canto ci può aggiungere la funzione, nota bene, x uguale alla radice di 1 meno x alla seconda, è la parte superiore di una circonferenza, derivando del quadrato, il centro 0, 0 e raggio 1. Cui derivata, quindi la tangente orizzontale nell'origine. Ora, nelle otto righe cosa avrebbe dovuto esserci? Andiamo un attimo indietro. Rapidissimo, un massimo una o due righe, l'enunciato del teorema. La considerazione del fatto che la funzione è continua nel suo dominio, che il dominio coincide con i, quindi essendo la radice di un polinomio, il polinomio è positivo tra meno 1 e 1, la funzione è lì, definita e continua, okay. Eventualmente si può vedere la tabella del segno, ma non era necessario. Dopodiché, che sia derivabile, lo deducete dal fatto che il dominio della derivata è la parte interna di questo intervallo, cioè tolti 1 e meno 1, perché mentre la funzione può avere 0 sotto radice, la derivata non può, perché se c'è 0 sotto radice la funzione diverge, che la radice lì è denominatore. Quindi gli estremi, dove la radice sia nulla, o meglio dove il denominatore sia nulla, vanno tolti. La funzione essendo derivabile, cioè la derivata essendo continua tra meno 1 e 1, tolto il meno 1, fa sì che sia verificata la seconda richiesta dell'ipotesi di richiesta del teorema di Hodge. La terza è sufficiente calcolarla negli estremi, quindi il termine entrambi, quindi non è applicabile. E questa era una domanda. La domanda è applicabile o no? E perché? Sì perché, se no perché. Poi posto questo, visto che la derivata ha questa espressione, si mette uguale a zero, l'unico punto in cui la derivata è nulla, dato che il denominatore non lo è nel dominio della derivata, è l'origine, perché il numeratore è zero, perché è proprio x. Poi la considerazione aggiuntiva del fatto che una circonferenza non poteva tralasciare, no? Tutto questo in otto righe ci starà completamente. Quindi non serviva fare, o meglio, non era indispensabile fare il calcolo in dettaglio, però dire come avete applicato, trovato questa espressione, è necessario, non può apparire dal nulla. L'ho ottenuta derivando questa espressione. Ok? Questo esauriva il primo punto. Secondo esercizio. Quindi va detto, data la funzione x uguale a x alla terza su x alla seconda meno 1, determinare asintoti eventuali e monotonia e eventuali massimi e minimi. 1, 2, 3. Prima cosa da fare è andare a vedere qual è il dominio per gli assinti. Il dominio della funzione, essendo una funzione razionale fratta, è determinato dai punti che non annullano il denominatore. Il denominatore x alla seconda meno 1 è diverso da 0 se c'è diverso da 1 e meno 1. Perché 1 e meno 1 annullano il denominatore. Qual è il problema di 1 e meno 1? Quando si annulla il denominatore è probabile che ci sia un asintoto, vado a vedere se c'è.
calcolo il limite per x che tende a meno 1, x alla terza su x alla seconda meno 1, il numeratore tende a meno 1, il denominatore a 0, la funzione diverge. Meno 1 fratto 0, infinito. Quindi x uguale a meno 1 è asintoto verticale. Inoltre, limite per x che tende a 1 più 1, x alla terza, x alla seconda, meno 1, questo è infinito. Più 1 diviso 0 è infinito, quindi x uguale a 1 è anch'esso asintoto verticale. Dopodiché cerco gli altri asintoti. Conviene andare a cercare direttamente con gli obliqui. Cerco m come il limite per x che tende all'infinito di f di x su x. Va specificato come trovo m. Ok? Quindi limite per x che tende all'infinito di f di x alla terza fratto x alla seconda meno 1. Se divido questo per x è come moltiplicare per x denominatore, quindi diventa x alla terza meno x. Qui ho numeratore e denominatore dello stesso grado, la funzione converge al rapporto tra i coefficienti dell'x grado più alto, in questo caso 1 diviso 1 fa 1, quindi m vale 1. Trovo Q come limite per x che tende all'infinito di f di x meno mx, cioè limite per x che tende all'infinito di x alla terza su x alla seconda meno 1 meno x. Se le sommo ho meno x per x alla seconda meno 1, x alla terza meno x alla terza fa 0, mi rimane un più x al numeratore, ho x alla seconda al denominatore, il limite è 0. Il numeratore di grado inferiore al denominatore. Quindi la retta y uguale a m che è 1, mx più q che è 0, è asintoto obliquo. E non ci sono altri asintoti, altrimenti li avrei trovati tra loro m e q. Quindi la retta ha 3 asintoti. La funzione ha 3 asintoti, 2 verticali, x uguale a 1, x uguale a meno 1, e 1 obliquo, y uguale a x. Dopodiché andiamo a vedere la monotonia, in particolare la derivata. Quadrato del denominatore, derivato del numeratore 3, seconda per il denominatore meno il numeratore per la derivata del denominatore. Quindi 3 x alla quarta meno 3 x alla seconda meno 2 x alla quarta. X alla quarta meno x alla quarta fa x alla quarta meno 3 x alla seconda. Questo qui si può raccogliere un x alla seconda e rimane x alla seconda meno 3. Dobbiamo studiare il segno, sempre tenendo conto del dominio. Posso ignorare il dominio della funzione della derivata. Il dominio della derivata coincide con la funzione, quindi 1 e meno 1 sono punti dove la funzione, non essendo derivata, continua, non è neanche derivabile. Il denominatore è un quadrato, quindi sempre positivo. Il numeratore, cioè un x alla seconda, è sempre positivo, nullo in 0. L'unico punto da discutere è x alla seconda meno 3.
posso fare in due modi diversi. Posso intendere il 3 come il quadrato di radice di 3 e scomporre questo in x più radice di 3 e x per meno radice di 3. Oppure posso usare il delta. Qui b alla seconda 0, meno 4ac, meno 4 per 1 per meno 3 fa più 12. Quindi 2 sono b che è 0 più meno radice di 12 diviso 2, quindi più o meno radice di 3. Sono i numeri che annullano i binomi. Quindi questo si compone in x più radice di 3 e x meno radice di 3. Quindi ho 0 meno 1, 1 più importante per il doppino, meno radice di 3 e radice di 3. Poi il numeratore è fatto da questo fattore, c'è x alla seconda, x meno radice di 3, x più radice di 3, e poi c'è il denominatore che è x alla seconda meno 1 al quadrato. X alla seconda è positivo dappertutto, tranne in 0 dove si annulla. X meno radice di 3 è positivo a destra di radice di 3. E radice di 3 si annulla. X più radice di 3 è positivo a destra di meno radice di 3. E radice di 3 si annulla. X meno 1 alla seconda è positivo dappertutto, ma il 1 meno 1 non esiste. Non c'è, tranne della favola, qui ho più, meno, 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 più. Quindi nulla, in questo punto la derivata non esiste, quindi è 0, in questo punto non esiste, e qui è 0. Funzione crescente, decrescente, 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 crescente. Quindi meno c3 ho un massimo, in meno 1 niente perché la funzione diverge, in 0 un flesso perché la funzione si annulla, la derivata si annulla senza cambiare segno, un flesso orizzontale, in 1 di nuovo diverge, in c3 c'è un minimo. La tabella poteva essere la risposta, oppure si poteva scrivere esplicitamente dove la funzione è crescente o decrescente, ma la tabella è già la risposta. Qui, nelle famose otto righe, sono essenziali il dominio. Come avete trovato l'asintoto, cioè ho fatto il limite che tende a meno 1, trovo infinito e quindi ne deduco che x uguale a meno 1 è asintoto. Idem per l'asintoto successivo. Come avete calcolato m e come avete calcolato q? Qui, se volete potete passare da questa alla semplificazione già di questa e trovare come dato il dato risultato che è 0. Ma deve essere chiaro come siete arrivati al risultato. Non può esserci m uguale a 1 fine. C'è una cosa che uno non intuisce, che ci arriva se si fa dei calcoli. E dopo la derivata. Questo passaggio, anche questo, se volete, è importante perché si capisce che avete utilizzato correttamente la regola dell'equivalenza del rapporto. Poi questi due, se volete, potete saltare lasciando questo, per questione di spazio. Dopodiché, qui io ho evidenziato solo questo fattore. Ma in realtà a monte c'è il fatto che x alla seconda è positivo dappertutto, tranne che in 0 non si annulla. Che x alla seconda meno 1 si annulla in 1 e meno 1, quindi quelli vanno buttati via. Quello che c'è a sinistra di ogni riga. Okay. Le due righe corrispondenti a x più il risultato x meno radice di 3 devono essere compattate in una. Perché? Perché questa è una disequazione elementare. Questa è verificata se x è esterna all'intervallo delle soluzioni. Cioè se x è più grande di radice di 3 o più piccolo di meno radice di 3. L'a è positivo, mentre tra meno radice di 3 e radice di 3 è negativa.
deve essere qualcosa che mi impegna più che tanto, questo è un problema elementare. Poi la tabella e infine a questo si poteva aggiungere il fatto che volendo, ma questo non so se c'è lo spazio di ecologia, quindi di x uguale a meno radice di 3 c'è un massimo relativo, di x uguale a 0 c'è un flesso orizzontale, che è della tabella. Questo non era richiesto, ma siccome c'è è bene segnalarlo. Poi di x uguale a radice di 3 c'è un minimo relativo. Dopodiché la funzione crescente, se x è minore di meno radice di 3 oppure maggiore di radice di 3, mentre decrescente, qui non posso dire che è decrescente tra meno radice di 3 e 0, perché in questo intervallo il criterio di monotonia conseguente al teorema di Lagrange viene meno, in quanto in meno 1 la funzione non è derivabile. Il legame tra essere crescente e la derivata funziona fin tanto che la derivata è calcolabile, in meno 1 non lo è, quindi questo va spezzato in due parti. La funzione è decrescente se x è compreso tra meno radice di 3 e meno 1 e meno 1 minore di x minore di 0, ecco qui lo dato che devo saltare, 0, 1 e infine 1 radice di 3. Non posso includere l'1 in questo intervallo. Lo 0 lì devo aver potuto dire che è sempre tra meno 1 e 1, perché in 0 la funzione è derivabile. E se è decrescente la derivata prima è negativo. Però ripeto, la tabella era già una